Ok, sedetevi sul vostro supporto, gambe incrociate, con le mani in appoggio sul pavimento o su due mattoni se avete messo un'altezza più consistente, allungate i lati del tronco in su, ruotate le spalle indietro. Mi giro un attimo di profilo. La spalla deve essere esattamente sopra l'anca. La tendenza del corpo è questa, è quella di avere le spalle e la testa in avanti. Quindi la spalla sopra l'anca e il retro della testa in linea col sacro. Questo è quello che intendiamo per allineamento posteriore. Quindi in questa posizione già facciamo un po' di cose, l'allineamento posteriore, l'allungo della colonna e l'apertura del torace, che sono alcuni dei temi principali della nostra tecnica, il metodo Iyengar. Con le mani che premono, occhi chiusi, qualche istante, vi faccio tenere le mani ancora che premono, perché quando si chiudono gli occhi il torace tende a chiudersi. Mentre con le mani che premono è più facile continuare a sentire l'estensione verticale e l'espansione orizzontale. E poi, senza disturbare il corpo, unite le palme delle mani, le portate giunte di fronte al petto, in Anjali Mudra. Il respiro rallenta. Inspirate ed espirate. E a mano che il respiro rallenta, osservate lo stato mentale che si calma, l'attenzione che va sempre più verso l'interno. Ricordo spesso che Pratyahara, letteralmente in sanscrito, contiene la preposizione prati, che vuol dire a ritroso. Quindi questa fase ci serve per andare a ritroso. Per nostra stessa natura, siamo puntati e rivolti verso l'esterno, è la natura stessa dei nostri cinque sensi, che non a caso si chiamano Jnana Indriya, cioè strumenti di conoscenza, e va bene perché sono necessari per la nostra sopravvivenza, ma nello yoga quello che facciamo è di andare a ritroso, quindi dall'esterno all'interno. Come se potessimo vedere, sentire, toccare, percepire come siamo fatti all'interno. E a mano che il respiro rallenta, diventa anche più preciso, più sottile. Diventa gentile come un soffio, ma anche preciso, come se riuscisse a centrare perfettamente quella piccola apertura che c'è all'interno delle membrane nasali, quasi senza toccarle, senza disturbarle. Spalle indietro, le scapole giù, i trapezi giù. E poi insieme facciamo vibrare per tre volte l'occhio. Inspirate. Inclinate la fronte verso le mani, riappoggiate le mani sulle spalle, sollevate la testa, aprite gli occhi. Allunga di alto. In ginocchio, allungate la fronte e le braccia sul pavimento, le natiche sui talloni. Allora, è una maniera classica questa di iniziare le lezioni di Iyengar Yoga in Adho Mukha Virasana. Il motivo è duplice. Diciamo che per lo più è stata Gita Iyengar che ha introdotto questa metodica di iniziare in Adho Mukha Virasana. Lo faceva lei molto spesso più che il maestro Iyengar.
Il motivo è innanzitutto pratico, nel senso che da come lavorano le braccia, la schiena, il bacino in Adho Mukha Virasana, un occhio attento come quello di Gita Iyengar riusciva a capire moltissime cose del corpo. Io me la ricordo quando noi facevamo lezione e lei ancora poteva, e lei ancora non aveva i suoi problemi di deambulazione. Lei proprio ci passava in rassegna, lei proprio attraverso Adho Mukha Virasana in questa prima posizione osservava e capiva più o meno quali problematiche potevano esserci. Ma ce n'è un altro di motivo per cui si lavora in Adho Mukha Virasana. Andate in Adho Mukha Svanasana, quindi sollevate il bacino e aggiungete a questo primo lavoro delle braccia, della colonna, della schiena, il lavoro delle gambe. Il motivo è che c'è un primo allargarsi dei muscoli della schiena, c'è una dimensione orizzontale dei muscoli della schiena e soprattutto l'enfasi è sulla regione posteriore del corpo, il retro delle gambe, la schiena, dove per esempio ci sono i polmoni. Quindi è una maniera per attivare il corpo. Adho Mukha Virasana all'inizio con la testa in appoggio è anche una maniera per scaricare un po' il cervello. Quindi tante motivazioni ci sono dietro cose che diamo un pochino per scontate. Per noi è normale fare Adho Mukha Virasana, Adho Mukha Svanasana, è quasi una procedura, quasi un rito iniziale. Come facciamo la mattina? No? Noi viviamo di riti, noi facciamo la mattina, magari ci alziamo, facciamo il caffè. E allo stesso modo, spesso si innestano degli automatismi nella lezione di yoga, ma è importante capire che c'è una logica, un motivo, come dicevamo l'altra volta a lezione, artha, uno scopo e un bhavana, un sentire in ogni cosa che il maestro Iyengar o i suoi figli ci hanno trasmesso. Uttanasana, i piedi larghi come il bacino, le mani se arrivano a terra, altrimenti la cosa migliore è appoggiarle sulla parte di gamba che riuscite a raggiungere, specialmente all'inizio della lezione, perché se le mani poggiano a terra c'è scarico per la colonna, se le mani invece non poggiano è più forte per la colonna. Ok, le mani ai fianchi, guardate in avanti, inspirate e venite su. L'altra volta abbiamo fatto dei lavori per le anche, dei lavori che ci sono poi serviti per arrivare a fare Virabhadrasana 3. C'è un esercizio che, diciamo, c'entra molto con la sequenza dell'altra volta, che non abbiamo fatto, ma che inserisco oggi perché anche oggi in qualche modo parliamo di articolazione dell'anca, seppur da un altro punto di vista. Prendete una sedia, anche quella della cucina, se non avete la sedia va bene lo sgabello del bagno, qualunque cosa. Eccola qua, la sedia. Preciso una cosa, una volta, questo è un episodio che ha raccontato Abigiata. Abigiata una volta è entrata nella stanza e suo nonno, il maestro, gli ha detto: fai, credo che fosse una posizione tipo Urdhva Dhanurasana, insomma un arco abbastanza importante. E lei ha risposto: ma come? Senza neanche un po' di riscaldamento? E lui bruscamente le rispose: non c'è riscaldamento nello yoga. Ok, non c'è riscaldamento nello yoga perché non siamo ginnastica, però usate, perdonatemi l'espressione, diciamo che ci riscaldiamo un po' l'anca. Allora, mi potete vedere? Sì. Siete di fronte alla sedia in Tadasana. Piegate le gambe e andate in Utkatasana. In Utkatasana portate più il peso verso i talloni. Vi ricordate l'esercizio della volta scorsa quando abbiamo fatto il lavoro col piede sulla coperta? E poi da qui
Lasciate le mani, anzi, con le mani in appoggio, sollevate la gamba, siete in appoggio, siete in Ekta Paddha Uttanasana, non importa se questa rimane un po' piegata, non è questo l'obiettivo. Poi sollevate le mani dalla seduta, ritornate in appoggio su una gamba e tornate in Tadasana. Cominciate a sentire che cosa avviene nel gluteo, nell'esterno dell'anca, nel ginocchio, ok? Riproviamo. Utkatasana con le mani in appoggio. Andate in appoggio sul piede destro, sollevate la gamba sinistra, non importa se la gamba sinistra rimane un po' piegata. Poi sollevate le mani via dalla seduta e poi da lì sollevate dalla testa del femore in su, ritornate. E Tadasana, sentite che c'è un po' di calore qui nell'anca. E l'ultima volta con la gamba destra, Utkatasana, sollevate la gamba sinistra, lasciate le mani e come se ci fosse un filo che vi tira in su, ritornate in appoggio su una gamba e Tadasana. Ok, dall'altra parte, Utkatasana, le gambe sono quindi piegate, il peso sui talloni, le mani in appoggio, sollevate il piede destro, siete in appoggio solo su una gamba sola sta facendo Utkatasana, lasciate le mani e come se vi tirassero un filo dalla testa del femore in su, riallungate e giù. L'ultima volta, no, le ancora due volte, Utkatasana, mani in appoggio, sollevate il piede destro, siete in appoggio sul piede sinistro, lasciate le mani, estensione verticale, andate su e giù. Ultima volta, Utkatasana, appoggio monopodalico, levate l'appoggio delle mani, dal lato la testa del femore si allunga in su e poi giù. Ok, vediamo se riesco in lontananza. Allora, supponete che questa sia la vostra gamba e qui al centro c'è il ginocchio, ok? Questa è la testa del femore e questo è il piede. Quando la gamba è piegata, quello che spesso si fa è distendere la gamba a partire dal ginocchio. Cioè noi pensiamo, dal punto di vista neurologico, il segnale che mandiamo è che dobbiamo distendere la gamba portando la rotula in su e in dentro e aprendo il retro delle ginocchia, ok? E questo è un movimento che soprattutto le persone che hanno iperestensione del ginocchio, se lo fai partire dal ginocchio, lo danneggia il ginocchio. Quello che vi chiedevo di fare in questo esercizio, vediamo se riesco a inquadrare il pavimento. Allora, se questo è il ginocchio, ok? Questa parte che è piegata, questa è la testa del femore, questo è il piede è fisso, quello che bisognerebbe fare quando si distendono le gambe è di pensare che si allunga dalla testa del femore, vedete? È la testa del femore che allungandosi verso l'alto distende la gamba. Se noi pensiamo sempre di farlo dal ginocchio, per cui la rotula va in dentro e in su, è chiaro che l'obiettivo è sempre lo stesso, cioè la gamba si allunga, ma diventa un movimento un pochino abbastanza aggressivo per il ginocchio. Questo esercizio mi è servito per riportarvi l'attenzione sulla vostra anca e sulla vostra testa del femore. Ok? Adesso andiamo al muro. E al muro faremo Uttita Hasta Padangusthasana, Parsha Uttita Hasta Padangusthasana. Quindi piede destro al muro, il tallone dovrebbe essere, diciamo, il tallone del piede sollevato dovrebbe essere in linea con il tallone del piede a terra, ma per le persone che hanno l'anca un po' rigida, già qui può dare un po' fastidio e allora vedete cosa sto facendo? Il piede può essere un po' più avanti. Se il piede è un po' più avanti
un po' meno forte per l'articolazione. Se non ci sono problemi, invece, tallone, tallone, la gamba a terra fa dandasana, quindi è perpendicolare, l'anca destra che scende, la natica destra che scende e il centro della natica indentro, in modo che l'inguine frontale si possa aprire. E da qui portate il braccio sinistro dietro, se è possibile, a prendere la parte alta della coscia. È un esercizio in più questo, vedete? È un po' come se facessi un Bharadvajasana con la spalla sinistra, però vi aiuta a bilanciare la tendenza del corpo che sarebbe di seguire la gamba. Quando noi tiriamo la gamba di lato, il busto si gira verso la gamba. Mettendo il braccio in Bharadvajasana e per chi è flessibile riuscire a raggiungere la parte alta della coscia destra, vi aiuta a riestendere la parte sinistra del torace a sinistra. Sentite che questo è un lavoro per l'anca. L'anca in appoggio sta supportando la posizione perché la gamba sollevata, diciamo, ha come scarico il muro. E quindi quel lavoro di portare l'attenzione all'anca che abbiamo fatto prima in quell'Utkatasana dinamico serve a essere più stabili qui. Rilasciate e portate giù la gamba e sentite la differenza tra le due anche, tra la sinistra e la destra. Sentite che c'è quest'anca che sembra più in dentro, se ve la toccate sembra proprio che quell'avvallamento è maggiore. Mi dispiace girarmi, ma insomma vi devo far vedere che adesso vi dovete girare e dovete mettere il piede sinistro al muro. Mentre voi lo fate, ne approfitto per avvicinarmi. Quindi piede sinistro al muro, come prima, le persone che hanno l'anca un po' rigida e che quindi hanno un po' di fastidio nel tenere l'allineamento tallone-tallone, possono spostare il piede un pochino più avanti. E una volta che siete nella posizione, la natica sinistra in giù, il centro della natica in dentro, per aprire l'arco, la linguine frontale sinistro, e poi portate il braccio destro di lato e dietro, come Bharadvajasana, un Bharadvajasana un po' hard, fino ad andare a prendere, se potete, la parte frontale della coscia che è al muro. Paola B, Paola B, Paola Bertoncini, la tua gamba non è in Tadasana, ce l'hai molto aperta, avvicina quel piede al muro, piede in appoggio al muro. Yes! Ah, senti che bello l'anca? È tutta un'altra musica adesso. Quindi con il braccio in bene, bene, col braccio in Bharadvajasana sentite che non soltanto l'anca sinistra, che è quella, insomma, l'anca destra, scusatemi, che è quella in appoggio, avete messo la gamba sinistra, giusto? Rientra, ma c'è anche questo equilibrio nel torace. Ok, rilasciate il braccio, riportate giù la gamba, state in Tadasana con i piedi separati e qualche respiro. Tadasana con i piedi separati è un bel modo per focalizzare bene la differenza tra la gamba destra e la gamba sinistra, l'anca destra e l'anca sinistra, perché quando i piedi sono uniti è un po' più difficile avere chiarezza. Immaginate, donne, quando dovete cercare le chiavi di casa nella vostra borsa, cosa fate fisicamente con le mani? Separate, fate spazio, perché in questo modo c'è più chiarezza. La stessa cosa, lo stesso metodo, il maestro Iyengar lo applica negli arti, nei piedi. Con i piedi separati c'è più differenza tra quello che fa la destra e quello che fa la sinistra. Uttanasana, questa volta per chi può, con le mani a terra, magari adesso si è creato un po' di apertura, se prima le mani non arrivavano, adesso scendono un po' di più. Ok, le mani ai fianchi, guardate in avanti, inspirate e venite su. La posizione che vorrei fare oggi insieme a voi è Vasisthasana, che è una posizione che contempla un po' di cose, è un'apertura del bacino,
ma richiede anche un pochino di tenuta del core, ma è anche un po' di lavoro di stabilità sulla spalla. Stabilità sulla spalla l'abbiamo fatta in due lezioni precedenti. Occupiamoci del core. Prendete un mattone o un libro e vi sdraiate sulla schiena con le gambe piegate. Vediamo se mi avvicino, perché quando sono sdraiata posso anche essere più vicina. Con le gambe piegate, ok? E avete il mattone fra le cosce. Quindi, visto dall'alto, siete così. Avete le gambe piegate, siete sdraiati e avete il mattone fra le cosce. Perché mettiamo il mattone fra le cosce nella Yoga Yoga? Mettiamo il mattone fra le cosce nella Yoga Yoga perché questo ci fa sentire la presenza dell'interno delle cosce, che per irradiazione ci fa sentire la presenza del pavimento pelvico. Adesso mettete le mani come in Ardha Navasana, quindi le mani intrecciate dietro la nuca, e da lì espirate e fate Ardha Navasana nel busto, quindi sollevate la testa, il collo e le spalle. Quindi la punta bassa delle scapole rimane giù a terra, ma tutto il resto si solleva. Dice il maestro Iyengar, anzi lo dice Gita, che le donne possono tenere i gomiti un po' più chiusi, che è un po' più facile. Uomini no, i uomini dovrebbero tenere i gomiti aperti. E torniamo giù. Preparazione per Ardha Navasana, che non si fa quasi mai. Però Navasana e Ardha Navasana, una volta la mia insegnante Gabriella Giubilaro mi ha detto: specialmente le donne dopo una certa età dovrebbero fare tutti i giorni Navasana e Ardha Navasana, perché ci aiuta a mantenere bella, attiva, ossigenata questa regione. Vale anche per gli uomini comunque. Torniamo, mattone tra le cosce per sentire il pavimento pelvico all'interno delle cosce. Partiamo sdraiati, le mani intrecciate dietro la nuca, espirate e salite in Ardha Navasana, soltanto la parte del busto è in Ardha Navasana. Le gambe sono giù, stringete il mattone, sentite come stringere il mattone vi aiuta a mantenere più attivo l'addome e a venire su. Restate, 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 che è piacevole. E poi giù, due respiri, sentite l'addome che si rilascia. Ultima volta, stringete il mattone, sentite l'interno delle cosce. Mani in Ardha Navasana e fate Ardha Navasana nel busto. Ardha Navasana nel busto. Ok. E poi andate giù. L'ultima volta siamo stati pochi. Togliete il mattone, allungate le braccia e dovreste venire su tranquilli. Senza dover sollevare, senza dover dare il colpetto. Riproviamo. Scendete giù. E poi con i piedi normali, stanti a terra, le braccia che si allungano, venite su, senza muovere le gambe, diciamo più o meno. Ok, adesso facciamo una Navasana. Quindi ci serve per risvegliare il core. Allora, quando diciamo risvegliare il core, intendo dire che quando si usano determinati muscoli, è come se il sistema nervoso dicesse: ah, ok, mi sono sintonizzato con quella parte. Quindi ci serve, perché poi in Vasisthasana dobbiamo tenere anche da qui. E quindi adesso Ardha Navasana, facciamo prima adesso Navasana, facciamo con le mani in appoggio, sollevate i piedi, andate sul retro degli ischi, allungate le braccia in avanti, allungate le gambe, i piedi sono all'altezza degli occhi. Le gambe sono tese. Il fatto che prima avete tenuto il mattone vi ha risvegliato, per così dire, l'interno delle cosce, che si deve allungare fino all'interno dei talloni. Gambe tese. Le rotule, il centro della rotula in dentro, il retro delle ginocchia ben aperto, le spalle indietro, la testa dritta, il respiro tranquillo. Ancora. E giù, respirate,
qualche istante e riandate le mani in appoggio, andate indietro, sollevate i piedi, allungate le braccia, allungate le gambe. Nei piedi fate proprio il lavoro di Tadasana, dal metatarso del mignolo fino all'alluce. Vedete che questo vi aiuta a mantenere le gambe compatte. Spalle indietro, scapole giù, braccia tese, allungate i polsi, restate esterne. Vengo a vedere che combinate. Va bene anche tenere un po' le gambe piegate. Ok, giù. Vi vedo un po' ballerini stamattina, eh? Non ve l'aspettavate di sabato mattina una sessione che lavorasse anche sugli addominali, eh? Simona, tutto ok? Simona Fantuzzi, tutto ok? Va bene. Ultimo Navasana, dai! Da qui, in appoggio, andate indietro, sollevate i piedi, siete sul retro degli ischi, allungate le braccia, allungate le gambe. Navasana, felici, come poche volte nella vostra vita. Ricordate, è importante farlo per il pavimento pelvico e per la salute dei nostri organi. Dai, ancora qualche istante, non mollate, sono qui con voi, lo sto facendo io con voi, non mollate, non mollate. Ok, e giù. Qualche istante, respirate. Beh, adesso dobbiamo fare almeno un Ardha Navasana, abbiamo fatto la preparazione con le mani, sarebbe brutto non farlo, vero? Ma ci andiamo da Navasana. Quindi le mani dietro, sollevate le gambe, allungate le braccia, allungate le gambe, le mani come prima in quella preparazione, scende il busto, scendono le gambe, Ardha Navasana. Navasana. Non mollate. Ardha Navasana, dai, almeno due, tre, su. Non è vero, ho detto una bugia, non era uno solo. Ardha Navasana. Navasana, dai che siamo a tre, arriviamo a cinque. Ardha Navasana. Navasana. Ardha Navasana. Navasana. E vi sdraiate in Supta Tadasana. Qualche istante per normalizzare il respiro. E stop, ok, vi sdraiate sul fianco, in questo modo, in modo da avere tutto il fianco sinistro e destro sul pavimento, anche l'ascella, e in modo da avere tutto sulla stessa linea, quindi il tallone in linea con l'anca, che era il primo movimento che vi avevo chiesto, l'allineamento posteriore. C'è un trucchetto per assicurarsi di essere dritti in questa posizione che stiamo per fare e che è Anantasana. Il trucchetto è sfruttare il bordo o anteriore o posteriore del tappetino. Io vado in quello anteriore perché così sono più vicino a voi. Vi mettete con il tallone l'anca, vedete? L'ascella sul bordo anteriore del tappetino e così siete sicuri che siete completamente allineati. Ora, se avete le spalle un pochino rigide, vi accorgerete che l'ascella non si apre completamente sul pavimento. Venite un attimo a vedere, vi faccio vedere una cosa. Se l'Urbhastasana del mio corpo non è completamente aperto, supponiamo che sia un po' così, ce ne sono di persone che hanno la spalla un po' chiusa, quando sono sdraiata sul pavimento, questo angolo è chiuso, ci siete d'accordo? E quindi, essendo questo il punto dove vado ad appoggiare, diventa debole. Allora, può aiutare mettere una coperta piegata in questo modo, sotto l'ascella, che vi aiuta a spingere quel punto. Quindi un altro trucchetto per fare meglio Anantasana: stare allineati sul bordo o anteriore o posteriore, mettere un supporto sotto l'ascella e poi da lì piegate il braccio fino a supportare, in realtà è il retro della testa, vedete, la mano è messa così e con le dita verso il retro della testa in Anantasana. Allungate le gambe, allungate
l'interno dei talloni, piegate la gamba superiore. Nel piegare la gamba superiore, ricordatevi il lavoro di prima, quando eravate in Uttanasana, Padangustasana, Scusate, la natica della gamba piegata che rientra il lumine frontale che si apre. Afferrate l'alluce e distendete la gamba verso l'alto. Nel momento in cui avete disteso la gamba verso l'alto, la natica della gamba in alto va in dentro. Il piede della gamba in alto va indietro, vi torna. Da questo lavoro di opposti nasce l'apertura. Tant'è che la correzione che fa l'insegnante è proprio questo, è mettere un piede sulla natica mentre tira il piede indietro. E poi tornate giù. Vi torna che è paro paro lo stesso lavoro del piede al muro, solo che è diverso il rapporto rispetto alla gravità. Ora vi girate dall'altra parte, quindi io mi giro in modo che sono sempre di fronte a voi e andate a sdraiarvi sul fianco sinistro. Quindi con la coperta o non, trovo che comunque sia un aiuto mettere la coperta sotto l'ascella ed essere sul bordo anteriore del tappetino. Piegate il braccio in modo da avere il supporto per il retro della testa, piegate la gamba superiore e allungate la gamba. E quando siete nella posizione, rimanete, Quando siete nella posizione, il lavoro è quello di prima, è uguale. Immaginatevi che io vada a prendere l'alluce, è esattamente lo stesso lavoro. Quindi la natica della gamba è estesa in dentro per aprire l'inguine e il piede che deve essere appunto in linea con l'anca. La tendenza, che è anche la tendenza in Trikonasana, è avere la testa più avanti. Inspirate e venite su. Venite un attimo in piedi perché mi devo... Non spiegare, non spiego niente. Riflettiamo insieme su una cosa che fa spesso il principiante in Trikonasana. Le mani all'altezza del petto, piegate le gambe, inspirate e saltate. Andiamo a destra, piede sinistro verso l'interno, tutta la gamba destra verso l'esterno. Espirate e scendete. Vado veloce, qui nessuno è principiante, sapete tutti come fare. Ok, di nuovo, per il bacino è lo stesso lavoro. Quindi la natica destra deve venire in dentro, deve anche muoversi verso il tallone opposto, ok? Mi metto un attimo di profilo, Inspirate e venite su, venite a vedere. Soprattutto i miei amici, colleghi, insegnanti. Vi torna che questo è l'errore più tipico del principiante. Il principiante fa questo, vero? Ha la testa avanti, non c'è più l'allineamento posteriore. Allora, questo avviene per due motivazioni nel principiante. La prima motivazione è che il principiante non è consapevole del bacino, quindi tutto questo lavoro che stiamo cercando di fare non lo sa fare, perché non sa come si fa a muovere l'anca. Ma l'altra cosa, e questo il maestro Iyengar era insisteva tantissimo, è che in realtà il principiante qui ha paura di cadere. Il principiante si punta in avanti perché il suo sistema nervoso ha paura di cadere indietro. E quindi all'inizio far fare al principiante con un supporto, una sedia, aumenta a lui il senso di sicurezza nella posizione. Non è soltanto stare lì a correggerlo e a dirgli testa indietro, ma noi insegnanti dobbiamo sviluppare nel nostro allievo, soprattutto il principiante, questa fiducia che non cade indietro, ok? Inspirate e venite su, lo facciamo a sinistra perché dobbiamo assolutamente fare le cose giuste a destra e a sinistra e comunque ci accorgiamo che è tutto il lavoro che volevamo fare, che abbiamo iniziato scaldando l'anca, quell'utkatasana che ci ha portato l'attenzione in questa zona, che abbiamo proseguito con l'esercizio al muro, che abbiamo fatto in Anantasana,
e che è anche in Trikonasana. Ok, inspirate e venite su. Bene, ora inizia una cosa carina che probabilmente anche voi avete fatto più volte, ma che io ho fatto per la prima volta con Patricia Walden in una stanza affollatissima a Copenaghen, dove appunto c'era bisogno di un po' di spazio e quindi è stato un momento abbastanza divertente. Allora, vi faccio vedere che cosa dobbiamo fare. Supta Padangusthasana 1, ok? Da Supta Padangusthasana 1, Supta Padangusthasana 2, e non vi spiegherò che siamo ancora sullo stesso piano, lo stesso lavoro. Da qui, attenzione, due movimenti contemporanei. La gamba destra è in Supta Padangusthasana laterale. Il braccio sinistro va oltre la testa, mentre la gamba viene su, e da qui si va sul fianco e si va in Anantasana con eleganza. E poi con eleganza si ritorna in Supta Padangusthasana e si porta giù la gamba. L'eleganza è fondamentale. Ok, vediamo che succede. No? Voglio proprio vedere che succede. Supta Padangusthasana 1. Se non arrivate potete prendere la cintura. È tutto lavoro di anca, ragazzi, eh? Un pochino di addome, perché nel momento in cui ci si tira su c'è un pochino di addome, eh? Ok, tutti in Supta Padangusthasana 1? Aspetta che controllo. Benissimo, scendete con la gamba lateralmente, Supta Padangusthasana laterale. E qui c'è anche il contatto col pavimento che vi fa sentire che la natica deve rientrare e l'inguine frontale deve essere aperto. Attenzione, due lavori contemporanei. Il braccio sinistro va oltre la testa, mentre la gamba che è scesa ritorna su e poi andate con eleganza sul fianco, con eleganza Sara, e andate in Anantasana, ritornate in Supta Padangusthasana 1 sulla schiena e poi lasciate cadere la gamba, non lasciate cadere, riportate la gamba. Ok, due respiri, proviamo dall'altra parte, se avete bisogno di spazio prendetevelo, non importa, mi fa piacere vedere che cosa combinate, però se avete bisogno di allontanarvi dall'obiettivo va bene lo stesso. Sollevate la gamba sinistra, Supta Padangusthasana 1, tutto il lavoro di consapevolezza nell'anca, scendete con la gamba sinistra a sinistra, resistete. Allora, non sto facendo un lavoro specifico sulla stabilità della parte opposta della pelvi, non ho stressato questo punto, però lo sapete che non vi dovete accasciare sulla sinistra. Ora, due movimenti contemporanei, mentre il braccio destro va oltre la testa, la gamba torna su, in Supta Padangusthasana 1, e poi piano si va sul fianco, andate sul fianco con eleganza. Ritornate, Supta Padangusthasana 1, ritornate, non crollate, eh? Ok. Allora, facciamo un piccolo sondaggio. Alzino la mano coloro che pensino che vale la pena rifare questo lavoro un'altra volta. Qualche mano alzata la vedo, non tantissime, però siccome il mio voto vale 10, si rifà. Si rifà. Quindi tirate sulla gamba. Ok, allora lo faccio anch'io per solidarietà, eh? Lo faccio in modo che poi sono da voi. Quindi io tiro sulla mia sinistra, voi tirate la destra. Supta Padangusthasana 1, avete la gamba destra su, scendete in Supta Padangusthasana laterale. Qui io non l'ho detto prima perché in realtà siamo tutti abbastanza schillati. Se il braccio opposto si allunga sul pavimento, vi aiuta con l'equilibrio. Poi da lì, due movimenti insieme. Il braccio che era sul pavimento va oltre la testa, la gamba torna su
si va in Anantasana. Viene meglio la seconda volta? Oh, in Anantasana però si sta sull'arca, non si sta sul gluteo. Tornate in Supta Padangusthasana 1, con eleganza rilasciate la gamba, e l'ultima volta dall'altra parte. Via, che è finita, sta tortura è finita, via. Allora, tirate sulla gamba sinistra, Supta Padangusthasana 1, scendete con la gamba di lato, Supta Padangusthasana 2, aiutatevi pure col braccio opposto che vi bilancia. E poi, mentre il braccio che era sul pavimento va oltre la testa, la gamba che era a terra risale e si va in Anantasana. Ok, benissimo. Ritornate in Supta Padangusthasana 1, riportate la gamba a terra, vi girate su un fianco e venite su. Con la grazia di un balenottero spiaggiato. Scherzo, su, prendiamocela un po' a ridere. Ok, adesso questo stesso principio lo applichiamo a Upavista Konasana. Innanzitutto stiamo seduti in Upavista Konasana, che di nuovo è un bel lavoro per sentire l'interno delle cosce, l'esterno e l'interno che devono andare a terra. State nella posizione, appoggiate pure le mani ai lati del bacino. Piccola digressione. Ci sono persone che non hanno problemi a sedere in Upavista Konasana, poi però quando arriva il momento di mettere le gambe in Baddha Konasana, le ginocchia sono molto alte, non riescono ad andare al pavimento. Viceversa, ci sono persone che hanno, fra virgolette, un buon, perdonatemi il buon, non è un giudizio, diciamo che più vicino a quello che dovrebbe essere Baddha Konasana, poi quando arriva il momento di fare Upavista Konasana, vedete, non ce la fanno a portare la testa del sacro in dentro, a far scendere l'interno delle cosce e delle ginocchia. E uno dice, però strano, perché sono comunque due posizioni abbastanza simili, perché uno è con la gamba distesa, l'altro è con la gamba piegata. In realtà richiedono delle abilità diverse nel bacino. Mentre Upavista Konasana lavora molto sull'allungo delle gambe, ma anche sul fatto che la testa del femore debba rientrare, si debba compattare, Baddha Konasana è molto sulla rotazione della coscia. Capite bene che entrambi servono, pensate a un Trikonasana, è entrambe le cose. Però il motivo per cui magari in certi corpi una cosa riesce e una cosa no è questa. Rimanete infatti in Upavista Konasana, che male non vi fa. E sto leggendo delle cose del maestro Iyengar. Il libro che ho scelto oggi è questo, vediamo se viene inquadrato bene. Lo conoscete, sì? È praticamente non l'ultimo, ma il penultimo libro che il maestro ha scritto, perché l'ultimo libro che il maestro ha scritto è quello sul Core degli Yoga Sutra. Questo è il penultimo. E rileggendolo ho trovato una cosa molto carina. Spesso io dico che una lezione di yoga, specialmente per un insegnante, ma anche per gli altri che partecipano, è un po' uno spaccato della nostra quotidianità. Perché durante la lezione di yoga viene a galla anche la nostra personalità, chi se la prende un po', se il maestro, l'insegnante gli fa un appunto, chi vuole stare sempre nell'ultima fila, chi invece vuole stare sempre avanti, e ognuno mette la propria personalità. E sentite cosa dice il maestro, una cosa molto bella. Lo yoga non considera l'avidità, la violenza, la lascivia, la smoderatezza, l'orgoglio, la lascivia e la paura come forme inestirpabili del peccato originale, che esistono per mandare in fumo la nostra felicità.
sono considerate come manifestazioni naturali, anche se indesiderate, dell'indole e della categoria umana, che devono essere risolte e non soppresse o negate. I nostri imperfetti meccanismi di percezione e pensiero non devono essere considerati una causa di dolore, anche se ci fanno star male, ma un'opportunità per evolvere, perché sarà un'evoluzione interiore della coscienza che trasformerà in forma sostenibile le nostre aspirazioni. Lo yoga rappresenta il regolamento per giocare al gioco della vita, ma in questo gioco non c'è bisogno di avere dei perdenti. E mi piace questa cosa, che nello yoga non ci sono dei perdenti. Era quello che dicevamo l'altra volta, non c'è fallimento. Siamo tutti vincitori in questo gioco, che è il gioco dello yoga. Bene! Veniamo alla parte carina. Siete in Upanishad con Asana. Ora. Scendete quanto, allora, quando si scende in avanti non dovete avere la massima apertura perché questo può essere forte. Quindi andate in avanti quanto potete, avvicinando un po' i piedi. Se ce la fate, afferrate i piedi o la parte di gamba che riuscite ad afferrare. Poi da qui, guardate, lo faccio al rallentatore, Busto su, le mani lasciano le gambe forti del lavoro di Navasana e Ardha Navasana. È una specie di Navasana con le gambe separate. E con eleganza, boom, senza sentire, senza che il vicino di sotto sale su a sentire che cosa sta succedendo. Proviamo? Facciamo insieme. Upavista con Asana, i piedi un po' più vicini del vostro massimo, non deve essere il vostro massimo. Scendete. Andate ad afferrare i piedi oppure la parte di gamba che riuscite. Questa è una specie, è come quando voi caricate la molla. Scendo, poi vengo su, lascio un secondo e forte del lavoro di prima. Le gambe tese però, fatemi vedere. Le gambe tese, qualcuno ha piegato le gambe. E adesso la parte divertente è tornare con eleganza giù, senza fare un buco nel pavimento. Riproviamo, giuro che è l'ultima volta. Upavistakonasana, non è il mano, non è la massima apertura. Caricate la molla, da lì venite su, staccate un attimo le mani, le gambe tese, andate a prendere i piedi, le gambe tese, andate a prendere i piedi. State qualche istante lì, in equilibrio. E poi ritornate giù, in Upavistakonasana. Ok, Adho Mukha Svanasana. Andate in Adho Mukha Svanasana. Allora, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Vediamo, Roberto, ti apro il microfono. Come va, Roberto? Apri il microfono. Come va? Bene, sai cosa c'è? Lo sentivo sugli inguini, sulla parte interna, non sugli addominali. Sì, è un lavoro. Linguini, però nel momento in cui sali su con le gambe, è anche il core che ti fa sollevare le gambe, un po' come quando fai Navasana. Certo, è tutto il complesso pavimento pelvico interno gambe. Certo. In effetti su Navasana non lo sentivo. Su Navasana, proprio perché le gambe erano unite, mi davano più compattezza a livello... E questo è infatti più difficile. Certo. Ok. Grazie. Grazie a te. Allora, Adho Mukha Svanasana. Uttanasana. Inspirate e venite su. Ok. Che dici, ce la vogliamo provare? Facciamo un giretto in Vasisthasana, certo, dovremmo provare, avremmo dovuto preparare di più le braccia, ma queste sono pratiche insieme. Diciamo che la lezione dell'altra volta sulle spalle, sulla stabilità della spalla, ci ha aiutato a prepararla. Quindi da qui, Vasisthasana, Adho Mukha Svanasana,
girate sul bordo esterno. Adesso io giro sul mio sinistro per poter stare da voi e siete qua, Vasisthasana. Facciamo un giro così, che già per qualcuno sarà abbastanza intenso, ma quello che oggi sarebbe carino fare è, Vasisthasana 2. Vasisthasana 2, dove ci mettiamo tutto il lavoro bello dell'anca che abbiamo fatto oggi, perché in realtà questo è un trikonasana in appoggio su una mano. Ci siete? Vai. Adho Mukha Svanasana. Prendiamo le misure facendo solo Vasisthasana normale prima. Allora, ruotate sul bordo esterno del piede sinistro. Adesso è una posizione complessa, ma il braccio non è perpendicolare in Vasisthasana, la mano un po' più avanti. Dopodiché state lì, perché questo vi darà la misura se dopo il vostro corpo sarà in grado di aggiungere il lavoro del bacino. Se già qui non siete stabili, è chiaro che non potete sollevare la gamba. Ok, Adho Mukha Svanasana. Dall'altra parte, l'altro piede. E osservate se avete la giusta stabilità. In realtà, sì, è vero, lo sentite molto sulla spalla, però ha molto a che fare con la tenuta degli obliqui e del complesso dei muscoli del core, no? Questo stare in appoggio sulla mano. Ok, ritornate in Adho Mukha Svanasana, piegate le gambe. Allora, state un attimo seduti. Queste posizioni sono complesse, per cui per ogni posizione ci sarebbe da parlare tantissimo. Quando si fa Vasisthasana, e adesso io giro su questo piede perché mi permette di essere di fronte a voi, in realtà quando girate il piede non dovrebbe essere lì dove era, ma dovrebbe essere un pochino più in là. Perché vedete, deve esserci questo, cioè il braccio non deve essere perpendicolare, l'angolo, la mano deve essere un po' più lontana, e per fare questo si allontana il piede. Allora, detto questo, vediamo chi riesce a fare Vasisthasana 2 dopo questo lavoro di bacino. Dai, una prova. Ricordate che non c'è fallimento. Adho Mukha Svanasana. Girate sul bordo esterno del piede sinistro, allontanandolo un po' in modo da non avere il braccio perpendicolare. Vasisthasana 1, tutto il lavoro dell'interno delle cosce che si allunga. Per chi può, piegate la gamba superiore, andate ad afferrare l'alluce, ricordatevi il lavoro di preparazione, l'anca, la natica che rientra, e allungate la gamba. Rientrate l'anca della gamba a terra, perché è questo che vi aiuta a rimanere su. Stesso lavoro che abbiamo fatto al muro. Ritornate giù, passate per Adho Mukha Svanasana, potete tranquillamente appoggiare un attimo le ginocchia a terra. E via dall'altra parte. Riprovare tranquillamente a fare semplicemente Vasisthasana 1, oppure andare in Vasisthasana 2, rigirate il bordo esterno del piede destro, Vasisthasana 1, se potete piegate la gamba e allungate la gamba in alto, ricordando tutto il lavoro del bacino che abbiamo fatto, Anantasana, Parsottitasta, Padangustasana, tutto, e poi ritornate Adho Mukha Svanasana e Adho Mukha Virasana. Lasciate che il respiro si tranquillizzi. Ok, venite un attimo su. Dei sutra di Patanjali, questo lo facevo vedere l'altra volta, ce n'è uno che mi piace particolarmente, che fa parte del terzo
c'è un po' di ignoranza rispetto ai sutra, perché per lo più noi praticanti leggiamo il secondo, la seconda parte. La prima non si sa cosa sia, la terza parte chi l'ha mai letto, la quarta parte per l'amor di Dio, noi conosciamo soltanto la seconda parte perché parla di Sadhana. Ma in realtà anche negli altri capitoli ci sono degli spunti interessanti. Mi piace questo sutra, che è il terzo, che è il 25esimo, chiedo scusa, del terzo, che dice che lo yogi svilupperà la forza fisica, la grazia e la resistenza di un elefante. Quindi mi piace quest'idea che facendo yoga si diventa... Sapete che l'elefante è un animale, insomma, sacro in India, no? Quindi non a caso Patanjali sceglie questa immagine, che ci fortifica in tutti i sensi lo yoga, ci rende forti dentro, ma ci rende forti anche nel corpo. E posizioni come Vasisthasana, che oggi abbiamo solo, come dire, annusato, perché non abbiamo fatto una preparazione specifica per fare Vasisthasana 2, ci vorrebbe un seminario per preparare una posizione come Vasisthasana 2, ho voluto semplicemente farvi annusare il lavoro del bacino, che comunque si può preparare in questo modo. Posizioni come queste ci rendono forti anche fisicamente e mi piaceva ricordarlo con voi. Ok, ci prepariamo per Shavasana? Shavasana come volete, potete farlo anche con un booster dietro le cosce se avete necessità di sentire la zona lombare che si allunga di più, una coperta sotto la testa e vi sdraiate. Abbandonatevi. Abbandonatevi completamente. Testa, il collo, le spalle. Il bacino. Le gambe. Lasciate cadere le punte dei piedi lateralmente verso il pavimento. Sentite i punti di contatto fra il corpo e il pavimento diventare sempre più larghi e sempre più numerosi. Inspirate ed espirate. E ad ogni espirazione sentite il corpo che si abbandona sempre di più. Ora vi preparate a ritornare, appoggiate le mani sull'addome, piegate le gambe, piano vi girate sul fianco destro, rimanete qualche istante sul fianco destro, aprite gli occhi e poi tornate su in posizione seduta.